aqui. Alla fine della partita Lingua Grossa a Consau, che siamo arrivati ai playoff, il risultato di 1-1, ma possiamo dire che il protagonista in assoluto è stato il direttore di gara. Siamo con il mister Ciccio Carpino del Sau. Guarda, io ho detto ai ragazzi che non avevo niente da rimproverare, in quanto secondo me abbiamo fatto una delle migliori partite. Chiaramente, una volta passato 1-0 in vantaggio, sono stato costretto a far uscire Cannara, perché da lì a poco sarebbe stato espulso, visto l'atteggiamento e visto il fatto che l'arbitro non è stato capace anche a saperlo tutorare come si deve. Ma a prescindere da questo, non avrebbero mai segnato se, dico, nonostante tutto, la terna arbitrale non è contento della terna arbitrale, alza la bandierina, dice che fuori gioco, e lui, guardandolo in faccia, perché era di fronte a lui, gli ha fatto un gesto incredibile, dimostrando la sua mala fede, perché è una persona molto intelligente, dice, ma molto intelligente anche di essere in mala fede, dico apertamente, è l'arbitro più intelligente in mala fede che esiste in queste categorie. Quindi
diciamo che, che il signor arbitro, il signor Di Giovanni, ha annullato due gol nel primo tempo al Lima Cross. Cioè, certamente. Cioè, secondo te ero lentissimo. Scusate, io non lo so se non è più vero. Ci sono i guardalini, ha alzato due volte la bandierina ed ha annullato due gol al Lima Cross. Non ho capito se l'altro guardalino nel secondo tempo ha alzato la bandierina perché non deve annullarlo. Lui non era messo bene, era accanto a me, però ho visto la sua faccia e questo la dice tutto. Altro fatto su Calini, invece mano volontaria, doppia punizione, non l'ha buttato fuori per fargli fare la finale. È un arbitro in mala fede, ciò non toglie che noi abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo giocato bene, ma il Savoca non l'ha perso oggi il campionato, l'ha perso prima, perché loro hanno avuto il risultato di 120esimo, abbiamo lottato fino alla fine, anche io all'ultimo ho rischiato di segnare, tra virgolette, però sarebbe stato meritatissimo, perché noi qua oggi abbiamo dimostrato di essere più forti di loro sulla carta e sul campo, ma di fatto non. Quindi diciamo che il pareggio del Lingua Cross, un lato il gol. Lo può dare lo stesso e io ho visto la sua faccia nel momento in cui l'ha fatto. E questo ve lo dico tutti, cioè una malafede incredibile. Quindi secondo te. E ho visto anche molte persone che non erano di Lingua Cross e chiaramente ci hanno visto molto amareggiati per questo latrocinio, tra virgolette, perché ripeto, noi meritavamo di vincere oggi. E loro non avrebbero mai segnato se non ci fosse stato il signor Di Giovanni, lo possono dire tutti questo. E secondo te è stata giusta la scelta di un arbitro della sezione di Acireale in una non partita del genere? Non è questione di Acireale, è il molto bravo Di Giovanni ad essere in malafede ma con intelligenza. È un arbitro intelligente, ma per essere in malafede. E non è la prima volta. Alla Gonzalo con la Lega Gonzalo di Bologna, questo sicuro. Allora, siamo alla fine della semifinale playoff Lingua Cross a Ronsau e siamo con il bomber Gianmarco Calì, quindi 1-1 è il 200esimo gol. Sì, diciamo di sì, anche se per me è il 201, ho segnato col Fiumetinese, però questo non fa testo, l'importante era raggiungere l'obiettivo e arrivare in finale. L'abbiamo fatto contro una signora squadra che forse come organico io la ritenevo superiore a tutti all'inizio, il Sauer. Cioè, però noi ci siamo dati da fare. Un arbitraggio un po' scandaloso da entrambe le squadre. Diciamo che avevo fatto tre gol, due annullati e uno che mi stavo poi assegnato. Prima era quasi non era convalidato e poi successivamente è stato convalidato. Veramente molto dubbio, forse il primo molto dubbio, ma il secondo e il terzo regolarissimi erano. Il terzo, quello del pareggio, secondo te era regolare? Sì, sì. Anche il secondo. Il primo è in dubbio, però non posso dirlo certamente. Quindi adesso avete archiviato questa partita col Sao che è stata abbastanza difficile, adesso pensate per la finalissima che giocherete in casa con la vincente Piedimonte al Federico Taormina. Sì, sono tutte due squadre toste, che verrà qui, daremo battaglia sicuramente, sempre con il massimo rispetto, però noi puntiamo alla prima categoria ormai. Questo è il nostro obiettivo e ci crediamo tutti, noi, dirigenti, società, giocatori e tifosi che sono numerosissimi. Il gol a chi lo vuoi dedicare? Sicuramente a mio figlio. E particolarmente questa partita è stata condizionata dall'arbitraggio. Secondo te ha influito un arbitraggio della sezione di Acireale? No, la sezione di Acireale no, perché alla fine forse siamo stati più danneggiati noi, credo. In base ai gol annullati, credo di no. Comunque, di più, credo scadente era gli assistenti, perché il signor Di Giovanni è abbastanza tenuto in pugno la partita, abbastanza maschio. Facciamo i complimenti a Savo, a signora squadra, però noi ci credevamo e abbiamo dimostrato di avere qualcosina più fame, diciamo.